Ciao ragazzi, come state? Noi bene. Tra un po' finisce la scuola e saremo ancora meglio. Leonardo non vede l'ora e la mattina possiamo dormire un pochino di più. Cosa guardiamo oggi insieme? Softie nel mito slime. Forse questo è il mio primo video di slime, non mi ricordo. Allora, vediamo. Allora, la bustina è bellissima, super colorata, bella, 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 mi piace. Vediamo, in ogni bustina abbiamo due Melmito Slime e una cascata di Magic Balls. Eccola qua, non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Poi a me gli slime, soprattutto questi di Melmito, devo dire la verità che mi piacciono moltissimo, soprattutto gli ultimi mi erano piaciuti tanto. Vediamo, intanto sono troppo curiosa. Intanto c'è la linguetta per aprirle le bustine, questa cosa mi piace tanto. Eccoli qua. Wow, allora, due bustine, che belli questi colori. E poi abbiamo le balls, sono fatte di polistirolo, ragazzi, se non l'avete mai prese ve lo dico subito, di polistirolo colorato. Apriamo questo. Wow, è come l'altro, fantastico. Eccolo qua, bello ragazzi, morbido, sentiamo l'odore, profumato, bello, questo è lo slime che mi piace, bellissimo, stupendo. Apriamo questo rosa, viene via anche molto bene dalle bustine, non si attacca. Che bello ragazzi questo colore, questo è il colore dell'estate, guardate che bello, bellissimo, poi si lavora molto 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 bene. Allora, cosa facciamo oggi con questi slime? Intanto questi li togliamo, vi faccio vedere, mi sono attrezzata con la scodellina, no, non devo fare colazione. Cosa volevo fare? Onde evitare che le nostre balls vadino dappertutto, le mettiamo nella scodella. Ne mettiamo un po'. Ecco. Anche se svolazzano comunque, sono stata attenta, eh. Quale mettiamo? Questo o questo? Dentro, questo. Questo rosa. Pronti? Qua. Ma guardate che bello. Usate sempre un contenitore così le vostre mamme sono felici. Così non trovano le vostre balls, le vostre magic balls dappertutto. Oh, che bello, guardate. Che bello! Ne mettiamo delle altre? Sì! Voglio che questo Melmito Slime sia pieno di Magic Balls. Pieno! Avevo chiesto a Leo di farmi compagnia, ma mi ha detto di no oggi. Va bene. Facciamo lo stesso, vero ragazzi? Guardate l'effetto. E poi non vengono via e una volta messe vi resta il vostro slime pieno di magic balls. Ok, questo lo lasciamo così? Che dite? Lo lasciamo così? Va bene, intanto lo lasciamo così, poi dopo decidiamo se mescolarne un po'. Ok, queste sono più sull'arancio, quelle di prima erano
fucsia e giallo. Vediamo, wow, abbiamo quello giallo e quello arancio, meraviglioso. Che bello ragazzi l'effetto quando l'aprite, fantastico, guardate questi colori, si lascia lavorare davvero davvero molto 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 bene. Apriamo quello giallo. Wow, sembrava un panetto di burro quando l'ho tirato fuori. Questo sa di limone, questo no, questo sì. Ora voglio vedere, ragazzuoli miei, l'effetto che fa questo lime giallo con le balls arancio. Piccole balls, restate qui, non saltellate. Ok. Pronti? Pronti? Yeah. Wow. Bellissimo, che bello. E una volta inserite le balls non vengono via, non si staccano, rimangono lì. Mi raccomando, usate sempre un piano di lavoro plastificato, non giocate sui divani. Apriamo quest'altra, sono curiosa di vedere il colore. Verde, verde, rosa, con le balls blu, gialle, verdi. Apriamo anche questo. Wow, blu e giallo, con le balls azzurre e gialle. Allora, facciamo una cosa. Cambiamo la scodella. Prendiamo quella più grande. Mescoliamone qualcuno. Vediamo. Direi, prima di fare una base di Magic Balls, ne mettiamo un pochino di queste qua. Facciamo una pozione. E un pochino di queste arancio, pesca, va. Yeah, che bello. Mi sembra di essere tornata piccolina a giocare con gli slime. Beh, perché le mamme non possono giocare con gli slime? Che dite voi? Poi ne mettiamo un pochino di queste qua. Queste qua, blu e gialle, fantastiche. Guardate che bello, guardate. Poi scegliamo, allora mescoliamone un pochino. Ci mettiamo quello giallo che ne ha già qualcuna dentro. Allora, questo rosa, lo apriamo. Che non ha balls. Questa sembra proprio una big bubble, vero? Questo rosa lo mettiamo qua insieme a quello giallo e ne mettiamo un altro. Quale mettiamo? Quello verde o quello blu? Quello verde. Quello verde, quello verde. Siamo pronti? Io pigio, eh?
pigio, pigio, pigio. Giriamo. Wow! Che bello, ragazzi. Chiudiamo. E mescoliamo ancora. Sembra quando faccio la pizza. No, ragazzi, cioè, ma voi dovete vedere. Voi dovete guardare che combinazione di colori. Fantastico. Allora, vediamo che colore ci salta fuori, eh. Il verde vedo che prevale, secondo me verrà fuori tipo un verde chiaro. Eccolo qua, il nostro Melmito Slime con le Mega Balls, con le Magic Balls, scusate. Eccolo qua. Allora, questi sono i colori che mi sono usciti. Questi li faccio aprire dopo a Leonardo, così vediamo che ne pensa, se gli piacciono. Quello che mi piace di più, allora, il profumo di questo qua è fantastico. E anche quello giallo aveva una profumazione veramente favolosa. Le Magic Balls, non so se ce ne sono di altri colori, però direi che a noi sono uscite tutte tonalità diverse. Comunque, promosso questo Softy Melmito Slime con le Magic Balls. Lo trovate in edicola, vi dico anche quanto costa perché me lo chiedete sempre. Aiuto! Allora, 2 euro... 2, era nascosto il prezzo, 2,50 euro. Beh, si può fare, ragazzi, non costa tantissimo. Direi che si può fare davvero. Una pallina! Fatemi sapere se vi piace, se l'avete presa anche voi, qual è il colore che preferite. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando tanti baci baci, ciao ragazzi!